Namaste. Ben ritrovati. Oggi facciamo una breve lezione su un argomento che mi chiedete spesso, che è proprio la ricarica dell'energia attraverso la tecnica dei microcicli di sonno, che prende molto esempio e spunto dall'antica tecnica di Yoga Nidra, che è proprio il rilassamento profondo per ricaricarci di energia. Esempio adesso che è un tempo in cui c'è molto caldo, spesso capita che di notte magari non si dorme bene o comunque ci sono rumori, tanta gente in giro, o anche solo perché si ha il vicino col cane che abbaia, il marito che russa o comunque altre problematiche molto contingenti. Diciamo che adesso il fatto del caldo può essere un fattore che aumenta questo bisogno, ma in generale c'è comunque questo problema perché molti allievi lo lamentano. Quindi dono qualche consiglio sia da alcuni maestri che ho frequentato e comunque anche colleghi di lavoro con cui stiamo appunto mettendo a punto questa tecnica. I microcicli di sonno sono un modo per ricaricarsi di energia che però va utilizzato con cautela, quindi non deve essere la norma. Il fatto di avere una notte di riposo è sempre consigliabile, tant'è vero che c'era questa leggenda dello Yoga Nidra che sostituisce 8 ore di sonno con mezz'ora di Yoga Nidra. Ovviamente questo non è pensabile o comunque non nel lungo termine. Nel breve termine ci permette però di tirare avanti ancora per un po'. Quando siamo ad esempio molto stanchi, facciamo questa tecnica di autorilassamento. Importante è assumere una posizione comoda e fare proprio la nostra bolla di isolamento verso l'esterno. Potete seguire i miei video nel canale YouTube, i miei video di Yoga Nidra, ne ho almeno 3 guidati, e poi impararvela proprio per poterlo praticare in autonomia. Perché? Perché può essere utile anche durante la notte, durante i risvegli notturni. Per esempio, quando non riusciamo a prendere sonno perché ci sono appunto delle motivazioni contingenti, come dicevo prima. In questo caso può essere davvero molto utile entrare in questa bolla di isolamento, farsi una bella visualizzazione, anche soltanto immaginare un paesaggio che conosciamo e che ci piace, un profumo, sentire il più possibile con la nostra mente, quindi entrare con l'occhio della mente in una situazione che ci piace, in una situazione piacevole, con il più possibile tutti i sensi. Quindi cercare di richiamare i profumi, la brezza sulla pelle, il calore, magari essere in una spiaggia, in un paesaggio meraviglioso che abbiamo percepito, che abbiamo vissuto, e tornare con l'occhio della nostra mente in quel paesaggio e cercare proprio di rilassarci, di immaginare il corpo che sprofonda. Infatti nello Yoga Nidra si fa molto riferimento al peso del corpo, come se sprofondasse nel letto. Io aggiungo anche il senso di gratitudine. È una tecnica che ho acquisito da una maestra di yoga di una trentina di anni fa, quindi quando ero adolescente seguivo questa maestra che diceva appunto di entrare sempre nella gratitudine, perché la gratitudine ci porta a una maggior pace interiore. Quindi ringraziare anche lo stesso letto che ci accoglie, che accoglie le pesantezze della giornata, sia a livello mentale che a livello fisico, e possiamo abbandonarci tranquillamente a lui con gratitudine. Questo porta anche una grande serenità interiore. Questa tecnica, di richiamare il nostro paesaggio, di richiamare con l'occhio della mente la nostra situazione e avvolgerci in questa bolla di isolamento dall'esterno, ci può servire in qualsiasi situazione. Spesso succede, questo l'ho anche vissuto, ma anche tante persone, tanti di voi, no, lamentano: sono andato in vacanza, mi sono riposato meno che se fossi stata a casa, intanto perché c'era molto caldo e poi magari c'erano i ragazzi che schiamazzavano tutta la notte in albergo, hanno fatto confusione e non si riusciva a dormire. Per cui può essere proprio utile anche per rilassarci meglio durante la vacanza, cioè per
portare a noi stessi quella serenità interiore che dovremmo e vorremmo ritrovare sempre nella vita quotidiana, ma in particolar modo appunto d'estate o durante la vacanza. Quindi spero che questi brevi consigli siano stati utili e segui ovviamente tutto quello che scrivo sotto i miei video di YouTube, perché anche sotto i video e nelle descrizioni scrivo appunto dei consigli interessanti. Continua a seguirmi, iscriviti al mio canale YouTube se non l'hai ancora fatto e condividi i miei video con chi vuoi. Intanto ti auguro una bellissima estate, continuerò a fare video comunque tutte le settimane per tutto il mese di agosto. Noi abbiamo finito i corsi ieri, ma continueremo lo stesso a fare video gratuiti sui canali YouTube, che ti ricordo sono due, quello in italiano e quello in inglese, quindi iscriviti a entrambi così ci dai un po' di energia, magari guardati i video anche in inglese lo stesso, anche se magari sei italiano, però ci dai un po' di supporto, di energia. E intanto quindi buona estate, segui sempre i miei consigli e continua a seguirmi perché con i video rimarrò sempre con te. Namaste.